recente gameplay di Assassin's Creed Origins si vede un negoziante che vende una mystery box, ovvero una Eka Chest, contenente oggetti casuali tra armi e scudi. La cosa ha fatto subito urlare allo scandalo perché si è pensato che questi contenuti fossero accessibili non solo con la valuta in game, ma anche con i soldi reali. C'è proprio lo spauracchio delle microtransazioni perché si teme che possano creare dei vantaggi al giocatore tramite pagamento e quindi sfociare nel pay to win. E tutto ciò nonostante sia evidente che nel gioco appaia solo la valuta in game e che ci siano anche altri esempi di chest che contengono oggetti casuali come nel caso di Horizon Zero Dawn. Insomma, non è che Assassin's Creed Origins risente troppo delle attenzioni dei detrattori da una parte e dei fan che tengono alla serie dall'altra? Attenzione! Prima di entrare nel vivo delle news della settimana appena trascorsa, vi volevamo far vedere questa. Sì, è un po' più veloce, grazie alla regia. Dice che è una PlayStation 4. Sì, è una PlayStation 4 Slim, 1 TB, con FIFA 18, Ronaldo Edition. Insomma, un'edizione particolarmente ricca della PlayStation 4. Se la butta a destra, la prende qualcuno, non lo so, nel dubbio la poso qui. Ma la cosa bella è che non è nostra. Come, regia, non è nostra? E che cosa bella sarebbe? Ma è vostra! Beh, e non vostra nel senso di tutti. Potreste fare, volendo, a turno, tutti e 380.000 quanti siete, giocarci un giorno alla settimana per 380.000 giorni. È vostra nel senso che può essere di uno di voi soltanto cliccando sul link in descrizione e scaricando Shpock, che è un'applicazione di compravendita online gratuita per iOS e Android, che vi permette appunto di acquistare cose e di vendere cose. Ok, direi intanto di fare una bella foto e metterla. Fatto. Come può essere che sono lì anche? Ok, mettiamo una descrizione. PS4 con FIFA 18, 1 TB player inside, così è inconfondibile. La PlayStation 4 per veri insiders, con hashtag player inside YouTube. YT. Perché l'hashtag? Perché così, grazie all'hashtag, potete trovarci immediatamente. Infatti, cercando hashtag PlayerInsideYT, troverete subito la nostra PlayStation 4 in vendita free. Per partecipare non dovrete fare altro che cliccare sul link in descrizione per scaricarvi l'app se non ce l'avete già, oppure se ce l'avete già, oppure se l'avrete già scaricata grazie al link in descrizione, cercare con l'hashtag PlayerInsideYT, come vi abbiamo già detto, la nostra PlayStation 4 1 TB Cristiano Ronaldo Edition, messa in palio da noi con tanto di fotografia con me che faccio così, lasciare un cuoricino. Esatto, proprio così, i cuoricini ormai sono dappertutto, ci invaderanno. E infine sarà scelto, in collaborazione con Shpock ovviamente, chi tra di voi lascerà il motto migliore per quello che potrebbe essere il motto futuro da utilizzare per Player Inside. Che ne so, Player Inside per il videogiocatore che non deve chiedere Maid. Fate meglio di così. Non ci vuole neanche fate meglio di così. Ovviamente su Shpock potrete trovare anche altri articoli, sicuramente meno interessanti di una PlayStation 4 da 1 TB, no, potrebbero essere anche più interessanti. Per esempio, a proposito di FIFA 18, ce l'ho già su PlayStation 4 e quindi adesso lo cerco per Nintendo Switch. Pertanto faccio una ricerca, eccolo qui. Faccio un'offerta, chiedendo magari quello che può essere uno sconto, ecco, anziché 44,99. Offerta piazzata, chissà se me l'accetterà. D'altro canto lo sconto è piuttosto consistente e potrebbe rifiutare. Mi raccomando ragazzi, perché se ci gira ve la firmiamo pure, però di fuori, non è che adesso ve la firmiamo nella console, dice no, Raiden e Midna così me la rovinate. E soprattutto è fatta di nostre ditate e giustamente segni del nostro DNA, quindi fatevi due conti anche qualora voleste pensare di clonarci in futuro. Avete prenotato Xbox One X? Beh, neanche noi, perché per adesso stiamo cercando disperatamente la versione Scorpio. Averci pensato prima. Comunque, sembra che stando ad MCV, avendo intervistato alcuni negozi online, le scorte di Xbox One X siano decisamente inferiori a quelle che furono le scorte della prima Xbox One. Questa notizia dovrebbe farci riflettere sul discorso sold out per quanto riguarda una console, perché spesso il sold out, ovvero il tutto esaurito, si riferisce a pochissime unità della stessa console, quindi si fa presto a dire sold out. Alcuni negozi intervistati, per esempio, hanno dichiarato di aver ricevuto da Microsoft soltanto 5 unità di Xbox One X, pertanto era chiaro che si esaurisse subito. Questa sembrerebbe essere una tecnica piuttosto diffusa anche per altre console, anche per altre cose in vendita, non soltanto console, ovvero mandarne ai negozi poche copie in maniera tale che si esauriscano subito e faccia notizia il sold out. E continuiamo con un'altra notizia inaspettatamente, ancora su Microsoft, ancora su Xbox One X. Scusami, ma noi non siamo sonari? Sì, così dice il pubblico, ma spero che, guardando questa puntata, Microsoft si intenerisca, ci mandi un Xbox One X versione Scorpio e noi ce la rivendiamo, ce ne frega. Ah,
Comunque, a parte le stronzate, parliamo di notizie serie. Infatti, dentro Xbox One X c'è un easter egg, Master Chief di Halo, che cavalca uno scorpione. Mi raccomando, quindi, se comprerete un Xbox One X, apritela malamente proprio e troverete dentro, sulla scheda madre, questo easter egg. Siccome le cose gratis ci piacciono, vi segnaliamo l'iniziativa Free Play Days for All di Xbox Live, che vi permette di giocare online in multiplayer senza l'abbonamento Gold fino al 9 ottobre. Care donne all'ascolto, parliamoci chiaro. Anche il mondo dei videogiochi vi sta dicendo in tutti i modi che anche le cose piccole, anzi mini, possono funzionare bene, persino meglio delle loro controparti grandi. Ci manca solo che, essendo piccole, non funzionino pure bene. Parliamo di console, mamma mia quanto siete superficiali, davvero stavate pensando che mi stessi riferendo? Come se fossi il tipo io, no? Come se fossi il tipo. Sono decisamente il tipo, Reggi, eh? Sembra che Nintendo, dopo NES Classic Mini e Super NES Classic Mini, abbia intenzione di pubblicare anche il Game Boy Classic Mini. No, in realtà questa è una cosa che ci siamo arrogati di dire noi. Per adesso siamo alla sola registrazione del brand Game Boy, alla riregistrazione del trademark, cosa che era stata fatta anche per NES, e poi è uscito il NES Classic Mini, e per Super NES, e poi è uscito il Super NES Classic Mini. Chissà che non sia un indizio, staremo a vedere, anche se effettivamente il Game Boy Classic Mini ha un po' meno senso. In una recente intervista su Wired, Phil Spencer di Microsoft ha dichiarato che i videogiochi sono arte e la retrocompatibilità di cui gode Xbox One concorre a preservarne la memoria. Beh, caro Phil, siamo d'accordissimo su entrambe le affermazioni. La retrocompatibilità è una gran bella cosa, è difficile da realizzare, ma ci piacerebbe vederla anche sulle altre console. E sì, i videogiochi sono arte. Nintendo ha sempre avuto un rapporto speciale, eccezionale, con youtuber e streamer, praticamente straicando e segnalando tutti i loro contenuti. Grazie, Nintendo. Ma sembra che la grande N, la casa di Kyoto, voglia inasprire la sua azione contro gli streamer dei giochi Nintendo, vietando appunto a coloro che fanno parte del Nintendo Creators Program proprio di streamare i contenuti Nintendo. Il che non ha molto senso, perché uno che non è facente parte del Creators Program può invece streamarli. Nintendo Switch sta vendendo benissimo e l'NPD Group fa sapere che si tratta della console che ha venduto più giochi in formato fisico al lancio di una console dal 1995. Se pensiamo che devono uscire ancora Xenoblade Chronicles 2 e soprattutto Super Mario Odyssey a fine mese, possiamo dire ben fatto Nintendo, almeno per adesso. Tu sei lo stacchetto ogni fine news. Sony ha annunciato un nuovo modello di PlayStation VR. Che cosa cambia in sostanza dal modello che avete già o da quello che avevate intenzione di comprare? L'integrazione degli auricolari all'interno del casco e il supporto per l'HDR direttamente dal processor unit. Che cosa significa? Non vedrete in HDR attraverso il visore, ma semplicemente non avrete bisogno di staccare la PlayStation 4 dal processor unit per godere di un contenuto in HDR. Ragazzi, onestamente, qui sotto nei commenti me lo dovete fare capire una volta per tutte, perché io ci ho perso le notti a scrivere il testo di questo jingle. E la canzone non è presa da YouTube. Presa da YouTube. Ci ho perso tanto tempo, quindi fatemelo sapere se vi piace o non vi piace. Casomai la cambiamo. Se me ne frega, lascio così sicuro. Cose belle! È presto detto, Ubisoft vuole pubblicizzare al massimo South Park scontri diretti. Noi l'abbiamo già provato, ci è piaciuto tantissimo e lo porteremo sul secondo canale, la serie completa, che vi piaccia o no, perché a noi ci piaccia. Però per farlo è ricorso a un metodo un po' troppo italiano, no? Per la serie Bujode ha invitato tutti voi, quelli che vorranno partecipare da tutto il mondo, a registrare la propria performance, dite voi canora, dite voi di altro, no, di fare i peti. E poi mandarla ufficialmente proprio a Ubisoft fino al 16 ottobre e poi sarà scelto quello migliore. Non sono più performante come una volta, fatto sta che Ubisoft ha creduto in noi anche per questo progetto e ci ha mandato il kit dello scorreggiato. Questa è una cosa bellissima. Voi ridete. Allora, noi ridiamo e scherziamo, ma queste sono cose bellissime, altro che cose belle. Dentro c'è un cucchiaino, perché sennò come facevamo giustamente, dei fagioli che non aprirò mai, Ubisoft, non pensare che io me li mangi. E giustamente poi dopo un deodorante. Geniale, ragazzi. Una cosa bellissima e di cui andiamo molto orgogliosi è la nostra partecipazione alla Digital Bros Game Academy come guest trainer, in cui abbiamo tenuto un seminario a studenti aspiranti game designer, game programmer e visual artist riguardo l'importanza di YouTube per diffondere i videogiochi. Ringraziamo tutto lo staff dell'Accademia e qualora foste interessati a intraprendere questa carriera nel mondo dei videogiochi, vi invitiamo a tenere d'occhio il loro sito e la nostra pagina Facebook. Cose belle! Cara
Cari ragazzi e ragazze, proprio perché vogliamo essere sempre quanto più trasparenti con voi, vi diciamo, vi comunichiamo che questa puntata delle news non è monetizzata, proprio perché abbiamo avuto la collaborazione con Spock e tanto ci basta. Dice, ma che te ne frega, ma monetizzerà lo stesso. Lo so che voi siete buoni, siete... è una questione proprio di correttezza e coerenza nei vostri confronti. Quindi speriamo che, come dire, vi piace il gesto, non vi deve piacere, è così e basta, nel senso che noi la pensiamo in questo modo. Noi vi ringraziamo, vi auguriamo una buona domenica come ogni domenica, perché sennò se non fosse domenica non vi augureremmo buona domenica, è chiaro, no? E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao.